Buonasera, buonasera, benvenuti a Top Secret, canale 821 della piattaforma Sky. Oggi parliamo, entriamo nel campo chimico, ma molto interessante, soprattutto, ahimè, in questo periodo. Sono col dottor Antonello Serino, Buonasera. buonasera, della Isopam Industries SPA. Benvenuto, benvenuto, che arriva da Pozzilli, provincia di Isernia. Isernia, sì, Molise. Isernia, provincia molto ricca di industrie, tra l'altro, per quello che mi ricordo Sì. una volta. Senta, dottore, allora parliamo di, sì, il campo chimico, ma parliamo di cose importantissime in questo periodo. Ma cominciamo, per fare un quadro più preciso, dalla storia dell'azienda. Sì, la Isopam Industries SPA nasce come SRL nel novembre 2018 per iniziativa di quattro soci, di cui una famiglia molisana alla terza generazione, e nasce nel 2018 come acquisizione di una precedente piccola azienda nel territorio molisano della provincia di Isernia. Quindi è una storia recente e il nostro core business da subito è stato quello della produzione della detergenza, ma più in specifico dei disinfettanti. Disinfettanti con il sigillo del presidio medico-chirurgico, quindi disinfettanti prodotti con il benestare del Ministero della Salute. Oltre ad avere il presidio medico-chirurgico, siamo un'azienda accreditata dal Ministero della Salute per la produzione dei disinfettanti. Attenzione, perché lei ha detto una cosa, forse è meglio fare chiarezza su una Sì. cosa, sulla quale secondo me c'è un po' di confusione. Disinfettante, detergente, igienizzante sono cose completamente diverse. Sono tre Questo lo cose dico che anche si. per quelli come me, cittadini, che Sì, la cioè, ringrazio della domanda. è È importante. una cosa assolutamente diversa. Sono tre cose completamente diverse. Perché la detergenza, diciamo, è il detergente comune, detergente che può essere usato per qualsivoglia motivo. Ma la differenza rispetto al disinfettante è la presenza del principio attivo, il principio attivo che rende disinfettante un prodotto che quindi crea la disinfezione. La differenza tra il disinfettante e il detergente è questo: tra il disinfettante e l'igienizzante, che pur può contenere la presenza del principio attivo, è che il disinfettante può essere unicamente quello che è benestariato dal Ministero della Salute. Quindi, su uno scaffale o in un qualunque ambiente dove si acquista un disinfettante, troverà la croce ministeriale con il numero di registrazione ministeriale del Ministero Queste della sono cose Salute. importanti. L'igienizzante non ce l'ha. Ma qual è la differenza? Non è solo una differenza formale, perché il disinfettante è praticamente la sua ricetta, quindi il contenuto, il principio attivo, è benestariato dal Ministero della Salute, controllato, quindi la nostra produzione è controllata dal Ministero della Salute affinché effettivamente ci sia quello che dichiariamo nell'etichetta. Quindi è una garanzia per l'utente finale, la croce ministeriale. Per essere ancora più chiari, Sì. se vi lavate le mani, lo dico proprio per i cittadini come me, se vi Sì. lavate le mani col sapone, fate una cosa utile e buona, ma non è disinfettante, No, è è sapone. sapone, è chiaro. Il principio attivo denota il disinfettante. Con la croce ministeriale c'è una garanzia di disinfezione. Bene, sto imparando tante cose pure io. Quali sono i vostri prodotti? Cosa fate in definitiva? Allora, noi produciamo la detergenza, quindi detergenza a 360 gradi, ma il nostro core business sono appunto i disinfettanti. Quindi il disinfettante PMC è l'acronimo per presidio medico-chirurgico, e ci rivolgiamo e nel produrre detergenze, igienizzanti e disinfettanti, noi produciamo anche i nostri flaconi, ci produciamo i flaconi, quindi abbiamo anche l'azienda. Il reparto che produce il flacone. Quindi noi il prodotto nasce e finisce all'interno della Isopam Industries. Flacone in plastica, in HDPE, e anche lì abbiamo avviato un processo di economia circolare, perché stiamo utilizzando del rigenerato. E questo è quello che facciamo. A chi ci rivolgiamo? Ci rivolgiamo. Abbiamo due mercati di sbocco principali. Il principale mercato di sbocco è quello della grande distribuzione organizzata e specializzata. Ed è stata una sfida, perché quando ci siamo avviati noi nel 2018 a fare i disinfettanti, quando abbiamo deciso di andare nella grande distribuzione, diciamo, l'indice di penetrazione all'interno della grande distribuzione dei disinfettanti era medio-bassa, proprio per
quella domanda iniziale che mi ha fatto, forse per la scarsa percezione che c'era da parte dell'utente finale di una differenza tra un disinfettante, un prodotto effettivamente di qualità e altro. C'era una penetrazione che non superava il 30%. Oggi è diverso, oggi il mondo è cambiato e quindi quella visione che abbiamo avuto nel 2018 effettivamente ha dato i suoi risultati. Ma ci rivolgiamo anche al mondo professionale, quindi aziende ospedaliere e quant'altro, sia pubbliche che private. Qualche nostro brand da un punto di vista del mondo professionale già compare in alcuni capitolati nel giro di un paio d'anni, quindi siamo riusciti ad ottenere questo importante risultato, perché in alcuni capitolati del mondo professionale compare uno dei nostri brand che è il Metaform. Nella grande distribuzione noi siamo presenti con il brand principalmente il Tyson. Che probabilmente è conosciuto, comincia a essere. Quindi quando vado al supermercato vi trovo. Allora, lei ci trova assolutamente. Posso dire, io li conosco. Sì, lei ci trova assolutamente. Ci trova a volte sotto mentite spoglie. Infatti. perché con la grande distribuzione noi ci rivolgiamo soprattutto, lavoriamo con il marchio di distribuzione. Il marchio di distribuzione è il marchio della grande distribuzione, cioè della grande catena. La grande distribuzione ha avviato un processo oramai decennale dove stanno cercando di fidelizzare il loro utente finale, quindi troviamo il loro brand e si affidano ad aziende dove in qualche maniera rispondono alle loro esigenze, certo. Esigenze di qualità. Per fidelizzarsi il cliente c'è bisogno di qualità, quindi noi lavoriamo con i principali gruppi. Nel giro di un paio d'anni siamo entrati nei due principali gruppi che si dividono lo share del mondo della grande distribuzione, Conad Nazionale e il gruppo Selex. Quindi entrambi hanno dei parametri qualitativi molto stringenti per noi, che è uno stimolo, diventa certo. Uno stimolo. E quindi praticamente riuscire ad essere partner di questi importanti gruppi per noi è un orgoglio ma è anche un privilegio. E questi sono alcuni dei vostri punti di forza. Sì, assolutamente. Ce n'è altri? Ma ce n'ho tanti altri, sì. Ce n'ho tanti altri. Se vuole dirli, noi li ascoltiamo. Ma perché la domanda seguente era: perché scegliere voi? Ma guardi, un'azienda? Perché scegliere noi? In primis perché siamo un'azienda autorizzata dal Ministero della Sanità. In secondis perché abbiamo il presidio medico-chirurgico, ma non ce n'abbiamo uno. Rispetto alla concorrenza, noi abbiamo forse la gamma più ampia di disinfettanti. Noi abbiamo una gamma ampia di disinfettanti che altri non hanno. Quindi riusciamo ad avere un'offerta molto, molto, molto ampia e questo ci differenzia da altri nostri competitor, perché non ce ne sono tanti che fanno il presidio medico-chirurgico e ce ne sono altrettanti meno che sono azienda autorizzata dal Ministero della Sanità. Noi siamo entrambe le cose. Quindi questo è il nostro punto di forza. Punto di forza nella forza della nostra azienda, che noi abbiamo comunque dei chimici provenienti dal nostro territorio. Noi siamo un'azienda molisana e lo rivendichiamo anche con un pizzico d'orgoglio. Nel nostro territorio abbiamo dei giovani che vengono dal nostro territorio, sono dei chimici e che lavorano con dei progetti di ricerca e sviluppo, di innovazione. Sviluppiamo sempre delle nuove cose che poi andiamo a proporre e spesso trovano il favore, e questo ci fa molto piacere, perché noi partivamo da una constatazione nel mercato non nostra, che la grande distribuzione era molto statica, invece non è vero. Invece apprezzano le aziende che fanno dell'innovazione. Quindi, per rispondere definitivamente alla sua domanda, qual è il nostro punto di forza? Oltre a quelli già citati, anche l'innovazione. L'innovazione. Tra l'altro il Molise, l'unico difetto che ha il Molise è che si è venduto male nel corso degli anni. Perché il Molise esiste e come? Ed è. Guardi, c'è un motto della mia generazione, sì. della mia generazione, che noi diciamo: il Molise non esiste. E noi lo rivendichiamo, se purtroppo di questi tempi si gira poco per le città, però ci sono ragazzi che girano della mia generazione con la maglietta "il Molise non esiste". È vero, c'è quella strana... è un motto per dire che tutto sommato noi abbiamo storicamente, il Molise è vissuto in un isolamento storico che tutto sommato non è stato dettato dal fatto di rivendersi male, ma è stato un,
il tentativo comunque di mantenere una certa autonomia, perché un paese è una regione molto piccola, schiacciata da grandi regioni. Quindi, però io sono stato, è bellissimo, c'è una campagna meravigliosa, c'è il mare, c'è tutto, è bellissimo. È bellissimo. Lui ha fatto un po' di pubblicità. Là. Quando vuole lei è sempre ben accetta. Ma Termoli sono stato io. Termoli, teatro, ho fatto delle manifestazioni estive bellissime. Senta, dunque, questo è stato un periodo difficilissimo per tutti, però immagino che il settore appunto delle... dei disinfettanti, le cose, abbia avuto un boom in certi periodi. Sì, ha avuto un boom soprattutto purtroppo nella prima fase. Purtroppo, naturalmente. Sì, purtroppo, lo dico purtroppo sempre, perché nella prima fase, nella fase più stringente della pandemia, quindi da marzo 2020 a luglio del 2020, è stato il periodo più intenso anche per noi, che abbiamo sopportato dei ritmi infernali per star dietro alla domanda, immagino, sia nel settore privato che nella GDO. Allora, altro errore che facciamo noi cittadini, quando dicono magari passi dalla zona rossa alla zona arancione, eccetera, improvvisamente non ci si disinfetta più le mani. Noi dovremmo farlo quello, anche se non ci fosse la pandemia. Disinfettarsi, esatto. Le mani, ma non giusto? Solo le mani, ma anche le superfici. Le superfici, certo. Perché non esistono solo i virus, esistono anche batteri, ecco. Esistono anche germi e batteri. Il discorso è questo: quello che abbiamo notato noi è che è stato nel giugno del 2020, in concomitanza con una sorta di riapertura dell'Italia dalla zona rossa generalizzata, il lockdown, c'è stato immediatamente un blocco nelle rotazioni. La gente non si è più disinfettata. Significa che diciamo che si è ritornati forse a qualche abitudine precedente. E invece questa abitudine che abbiamo preso adesso di disinfettarci le mani, le superfici, dovremmo mantenere. Senta, pochi secondi per chiudere, il segreto. Qual è il segreto della sua azienda? Allora, il segreto della mia azienda probabilmente può essere sintetizzato in una sorta di frase che ha detto qualcuno più importante di me. Fare oggi quello che tutti faranno domani. Quindi noi siamo partiti nel 2018 a fare disinfettanti quando nessuno forse o pochi ci credevano e nessuno sapeva la differenza. Oggi siamo qui a parlare e quindi questo significa che siamo riusciti a fare oggi quello che tutti adesso stanno facendo domani. Continuiamo su questa strada. In anticipo, giocare in anticipo. Esatto. Grazie. Grazie per essere stato grazie con a noi. Lei, grazie mille. Vado a disinfettarmi. Perfetto. Arrivederci.